Sabato 27 novembre 2010 nella sede dell'Associazione Culturale Firenze Arte in Borgo Allegri a Firenze si inaugura una collettiva d'inverno che vede partecipanti 25 artisti che ormai da tempo, molti dei quali ormai da tempo gravitano nell'orbita di questo nuovo polo culturale fiorentino, altri si inseriscono proprio in questa occasione, in un contesto ovviamente propizio e in sintonia con la stagione che stiamo vivendo. Infatti l'inverno ormai è arrivato a gonfie vele, non è più alle porte, ma è già a pieno titolo nella nostra città, e quindi una mostra che ci fa vivere anche le atmosfere di questa stagione. Ce la presenta Miranda May, presidente dell'associazione. Sono 25 gli artisti, scultori e pittori che partecipano a questa mostra che si concluderà il prossimo 8 dicembre. Esatto. Io ringrazio soprattutto i giovani perché sono loro il domani e diciamo sono molto bravi, ce l'ho tutti qui davanti, vorrei presentarlo una alla volta, ma è un po' difficoltoso e le auguro a tutti loro un buon proseguimento. Tutte le altre signore socie ugualmente sanno che sono sempre gradite, sono molto brave pure loro, ma vorrei che questa mostra fosse molto seguita e visitata. Per essere visitata dobbiamo ovviamente segnalare ai nostri telespettatori gli orari e i giorni in cui sarà possibile accedervi. Esatto, tutti i giorni da martedì alla domenica, orario 16-19. Venite, portate i vostri E ricordiamo anche amici e... l'indirizzo, Borgo Allegra numero 15 Rosso, Esatto. a 100 metri dalla Basilica di Santa Croce. Iniziamo con la consueta carrellata di proposte critiche da parte dei critici della galleria, ma anche amici della nostra trasmissione, per invogliare i nostri telespettatori a venire a vedere di persona le opere esposte fino al prossimo 8 dicembre. Iniziamo da Alfonso Confalone. Ecco, grazie. Ecco, mai più di questa, di una mostra come questa, direi, potrebbe invogliare l'appassionato, perché il bello di queste mostre collettive nelle nostre gallerie è che ancora possiamo respirare l'atmosfera della comunità che non è la community, perché qui non siamo a distanza di continenti, qui ci incontriamo veramente di persona. E quella degli artisti è una comunità che è bella perché in queste occasioni proprio si vedono i risultati come dei terminali, diciamo, come dei punti di arrivo delle tante scuole, dei tanti orientamenti del mondo dell'arte, del pensiero artistico, sempre nuovi, sempre in costante cambiamento. Dunque il bello è proprio vedere come si evolve l'arte in tutte le sue forme, insieme a tutte le nostre manifestazioni. Lucia Mongardi, storica presidente dell'Associazione Culturale della Casa del Pittore, dello Scultore e del Poeta di Montecatini Terme, da sempre a fianco di Miranda, ha visto nascere questa associazione perché prima ancora della nascita di Firenze Art c'è stata una intensa e fattiva collaborazione fra Miranda May e il sodalizio artistico di Montecatini, e quindi tu ricambi queste presenze montecatinesi di Miranda. Ecco, la cosa da notare, come diceva Confalone, questa mostra è uno spartiacque, ci sono tanti artisti ormai storicizzati e ci sono tanti giovani che si affacciano alla ribalta e che possono godere anche di questo affiancamento per la loro crescita culturale e artistica. Diventato un appuntamento importante, non possiamo fare a meno di venire dalla May perché è stata così brava di raccogliere in breve tempo, in questo ambiente così accogliente, così caratteristico, dando tutta se stessa e si vedono i risultati perché sono sempre delle collettive molto interessanti da non perdere. E poi c'è sempre, professor Daniele Menicucci, tanto pubblico, sempre in maniera esponenziale aumenta questo pubblico, è un vantaggio anche per gli artisti perché hanno possibilità di dare grande visibilità alle loro opere. Ma intanto faccio i miei complimenti a Miranda May, all'Associazione Firenze Arte, perché riesce a coagulare in un ambiente degnissimo, come questa galleria, degli artisti di livello. Cioè, qui non tutti sono accetti. Quando un artista espone a Firenze Arte, in questa galleria, vuol dire che è qualcuno, che è un artista con la A maiuscola. Tornando sul preambolo che aveva fatto Miranda May, io ho qui vicino quattro artisti giovanissimi che sono le new entry, diciamo,
dell'arte toscana italiana, artisti che a mio parere hanno un futuro non qualunque. Volevo solo in qualche modo presentiamoli, non ce ne vorranno gli altri 20 artisti che partecipano a questa mostra, ma siccome sono giovanissimi hanno bisogno ovviamente di essere conosciuti, un loro diritto di allora li lasciamo di autopresentarsi. Perfetto. Ecco, benissimo, allora iniziamo da Martina Brizzi, ho 22 anni e studio a Firenze, mi piace dipingere la mia vita e sono contenta di esporre qua, appunto ringrazio il professor Menicucci, la Miranda May e anche Lucia Mongardi, appunto perché tu sei di Montecatini e quindi ti hanno scoperta loro. E gli altri che poi insomma mi aiuteranno in questo percorso e sono molto contenta. Altri due giovanissimi, quanti anni hai, come ti chiami, di dove sei? Mi chiamo Felipe Salsano, ho 23 anni, e sono brasiliano, sono contento di partecipare a questa mostra della May. E basta, non dico tanto. Bene. Io mi chiamo Laura Bergman, sono altoatesina e ho studiato qui a Firenze e ho iniziato da poco il mio percorso della pittura, però sono contenta anche di partecipare. Mario Catalano, è la 15ª mostra collettiva che faccio. Dedico questo mio atto d'affetto alla mia mamma, e agli amici e a chi mi vuole bene. Bene, allora noi proseguiamo il nostro servizio. Sì. Ci tengo questa amica inglese, pittrice, e vorrei che si presentasse. Prego. Io sono Paola Benvenisti d'Inghilterra, io sono anche un professore d'arte e mi pittura. Quindi come professoressa, come insegnante d'arte, lei ci può dare anche un giudizio su queste mostre, sulla valenza. Ora ovviamente non le chiediamo un giudizio, le opere sono tante, certo. Gli artisti sono tanti anche loro, ma su queste collettive che offrono la possibilità ai giovani di affiancare gli artisti già inseriti nel contesto espositivo e poi ai tanti turisti, qui siamo a soli 100 metri dalla Basilica di Santa Croce, di avere uno spaccato dell'arte contemporanea a Firenze. È difficile. No, è molto difficile anche parlare. Può dire anche l'inglese. I've been painting for many years. I painted with a teacher who died last year, and his teachers were students of Matisse. So you see, lei dipinge da tanti anni, ha studiato Matisse e i suoi quadri si ispirano al grande pittore francese. Benissimo, a questo punto leggiamo doverosamente anche i nomi, anche se sono tanti gli artisti, di tutti i partecipanti. Ovviamente non vi possiamo proporre una carrellata di interviste perché sono 25 gli artisti: Giulia Aureli, Maria Grazia Panella, Carla Fossi, Eloisa Scultetus, Angela Lucarini, Leda Giannoni, Laura Bergman, Alban Amzallari Berberi, Felipe Salsano. Paola Benveniste, Mario Catalano, Lucia Introna, Nadia Gigli, Pier Nicola Ricciardelli, Irene Tudisco, Stefano Cesarato, Rita Zampini, Manuela Romanelli, Serena Puliti, Giuseppe Rizzo Schettino, Francesca Bartalini, Loretta Zagli, Martina Brizzi, Caterina Brezzo e Francesco Ravallo. Molti di loro sono conosciuti dai nostri telespettatori perché da tempo li seguiamo e quindi diamo per scontato che anche i telespettatori conoscano già le loro opere e quindi questa può essere un'occasione per venire a vedere le ultime novità, quelle ispirate dalla stagione alla quale si rifà il titolo della mostra, Collettiva d'Inverno. Allora noi vi ricordiamo che da oggi sabato 27 novembre 2010 fino al prossimo 8 dicembre in Borgo Allegre al numero 15 Rosso, nella sede dell'Associazione Culturale Firenze Art, sono esposti i quadri dei 25 artisti che vi ho poc'anzi menzionato. La galleria è aperta tutti i giorni della settimana, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19.